mondo e mia rappresentazione. Leggiamo alcuni passi dal mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer e li commentiamo alla maniera solita, visto che eh, prima di dare la parola all'insegnante, che poi fa semplicemente da ermeneuta, da interprete, è il caso di dare la parola direttamente al filosofo, laddove il discorso del filosofo sia, diciamo, comprensibile per i più comunque per gli studenti liceali che sia la portata di uno studente liceale. Il mondo è la mia rappresentazione. Ecco una verità che vale in rapporto a ciascun essere vivente e conoscente, anche se l'uomo soltanto è capace di accoglierla nella sua coscienza riflessa e astratta. E quando egli fa veramente questo, la meditazione filosofica è penetrata in lui. Il fatto che quello che noi chiamiamo mondo sia una rappresentazione, e il termine rappresentazione in Schopenhauer è eh, lo stesso che fenomeno in Kant, quindi il termine rappresentazione è mutuato dal termine fenomeno di Kant, ciò che appare, ciò che appare, o meglio, ciò che il soggetto conoscente si rappresenta. Quindi quello che noi chiamiamo mondo è una mia rappresentazione, una mia. Parliamo sempre del, conos del soggetto conoscente. Il soggetto conoscente, in questo caso, non è soltanto l'uomo, ma è qualsiasi creatura vivente, per così dire. Quindi ci sarà una rappresentazione anche a misura di gatto, a misura di leone, a misura di pesce, a misura di uccello e così via. L'uomo soltanto, tra tutti gli animali, è capace di accoglierla nella sua coscienza, ovvero tutte le creature viventi si rappresentano il mondo, quindi il mondo si dà a tutte le creature viventi come rappresentazione. L'uomo è l'unico animale ad essere cosciente di tale rappresentazione. Questa è la differenza. Quindi conosciamo e siamo coscienti di conoscere l'immagine del mondo. E questa coscienza diventa tanto più significativa quando la meditazione filosofica è penetrata in lui, quindi fare filosofia dal punto di vista di un essere umano significa sviluppare, potenziare questa autocoscienza. Diventa allora per lui chiaro e certo che egli non conosce né il sole né la terra ma sempre soltanto un occhio che vede un sole, una mano che sente una terra, che il mondo che lo circonda non esiste se non come rappresentazione, vale a dire sempre soltanto in rapporto ad un altro, a colui che lo rappresenta, il quale è lui stesso. Semmai una verità può venire enunciata a priori è proprio questa perché essa è l'espressione di quella forma di ogni possibile ed immaginabile esperienza che è più universale di tutte le altre più del tempo dello spazio e della causalità dato che tutte queste presuppongono appunto quella dunque l'unica verità che può essere effettivamente enunciata a priori, dunque non necessita di esperienze derivate a posteriori, è il fatto che tutto ciò che si dà a ciascuno di noi come mondo, quello che noi chiamiamo mondo, che chiamiamo realtà, è una nostra rappresentazione. E a ben pensarci, effettivamente, noi siamo... L'occhio che vede il mondo siamo la mano che tocca la terra. Qualche giorno fa parlavamo del fenomeno della luce, dei fotoni. Ora il fenomeno della luce è estremamente interessante e lo riconduciamo in termini di fisica teorica ai fotoni. Ma di fatto, se non ci fosse l'occhio di questo o di quell'animale. Non ci sarebbe la luce. Se non ci fosse l'occhio umano, non ci sarebbe la luce, non ci sarebbe poi la consapevolezza della luce. Dunque la luce si dà come rappresentazione dell'occhio. E dunque noi siamo e il mondo è una nostra rappresentazione perché si dà attraverso gli strumenti conoscitivi del nostro corpo, della nostra corporeità, della nostra mente. Quindi questa affermazione è, dice Schopenhauer, più universale di tutte le altre, è più universale del tempo, dello spazio, della causalità. Sono le tre coordinate fondamentali della rappresentazione fenomenica di cui aveva parlato Kant. Spazio e tempo, se vi ricordate, figuravano nell'estetica trascendentale di Kant come coordinate fondamentali della sensibilità mentre la causalità era una delle categorie quella più fondamentale, secondo Schopenhauer e non solo secondo Schopenhauer che presiede al ragionamento intellettuale, quindi Kant ne aveva parlato nell'analitica trascendentale. Allora, queste sono categorie universali indubbiamente, perché tutti quanti percepiamo la realtà in termini spazio-temporali, indubbiamente ragioniamo in termini Causali, un prima e un dopo in senso cronologico, una causa e un effetto in senso di collegamento tra due eventi diversi, un'azione ed una reazione, se parliamo in ambito etico, eccetera, eccetera. Il fatto che queste coordinate siano le coordinate di un'attività più ampia, più generale e ancora più. Veritieramente fondata, ovvero la rappresentazione, Schopenhauer la dà come un dato di fatto assolutamente indubitabile. E se ciascuna di queste forme, che noi abbiamo riconosciute tutte come altrettanti particolari modalità del principio di ragione, vale soltanto per una particolare classe di rappresentazioni, la divisione in oggetto e soggetto è invece forma comune di tutte quelle classi, e quell'unica forma sotto la quale qualsivoglia rappresentazione di qualsiasi natura, astratta o intuitiva, pura o empirica, è possibile e pensabile. Nessuna verità è dunque più certa, più indipendente da ogni altra, meno bisognosa di una prova di questa, che tutto ciò che esiste per la conoscenza, cioè questo mondo intero, è solamente oggetto in rapporto al soggetto, intuizione di chi intuisce in una parola, rappresentazione. Naturalmente questo vale come per il presente, così per ogni passato e per ogni futuro, per ciò che è più lontano come per ciò che è vicino perché vale anche per il tempo e lo spazio nei quali soltanto tutto viene distinto tutto quanto appartiene e può appartenere al mondo ha inevitabilmente per condizione il soggetto ed esiste solo per il soggetto dunque il mondo è rappresentazione dunque per dirlo in altre parole il mondo noi lo percepiamo in termini conoscitivi, cioè iniziamo a parlare del mondo. Ben inteso, il mondo è l'insieme, la totalità dei fenomeni. Quindi, con il termine mondo, intendiamo non il globo terracqueo in questo caso, ma intendiamo la totalità dei fenomeni eh, possibili naturalmente. Alcuni fenomeni li abbiamo sperimentati nel corso della nostra esistenza come soggetti conoscenti, altri possiamo immaginare di sperimentarli negli anni che ci restano da vivere, altri possiamo immaginare che li sperimenteranno eh, gli uomini del futuro che li hanno sperimentati gli uomini del passato. Ma di fatto, presente, passato o futuro, se si parla di mondo, cioè di fenomeni che si danno. Fenomeni possibili che si danno a questo o a quel soggetto conoscente, parliamo sempre di un rapporto tra un soggetto che conosce, un soggetto che percepisce, che poi diventa consapevole fino a diventare autocosciente, e un oggetto che viene percepito. Quindi la conoscenza si dà sempre come già sappiamo su questi due poli, si struttura sempre in due poli, il soggetto che conosce e l'oggetto conosciuto. L'oggetto è in funzione del soggetto, il soggetto è in funzione dell'oggetto. Cioè si dà un mondo nella misura in cui c'è un soggetto che se lo rappresenta. Detto in altri termini, nel momento in cui il soggetto, un soggetto conoscente, si rappresenta qualcosa, si rappresenta il mondo. Cioè, la sua soggettività si esprime nella conoscenza del mondo. Allora questi due poli. Sono assolutamente ineliminabili. L'uno richiama immediatamente l'altro. Il polo oggettivo richiama quello soggettivo, quello soggettivo richiama quello oggettivo. Volete un esempio? Facciamo un esempio. E proviamo a distinguere in termini astratti l'attività del pensare, ciascuno lo fa per proprio conto, eh, rispetto al contenuto del pensare, quello che noi chiamiamo pensiero. Allora. Per via astratta possiamo separare l'attività del pensare eh, rispetto a quella immagine specifica, particolare che chiamiamo pensiero. Ognuno pensi alla cosa che preferisce alla cosa che gli, o alla persona che gli è più cara. Nel momento in cui visualizzi nella tua mente il volto della persona cara, ecco, come fai a distinguere effettivamente il pensare l'attività del pensiero dal contenuto quindi il pensiero come attività pensante rispetto al contenuto l'immagine in sé per sé che è l'oggetto del pensiero ovvero non si dà attività pensante senza un oggetto del pensiero né del resto si darebbe alcun oggetto del pensiero senza attività pensante anche se io provo a pensare niente mettiamola in questi termini mi sforzo di pensare niente sto comunque pensando a qualcosa Niente, me lo posso immaginare questo niente come uno spazio vuoto o come un, eh, un cielo nero privo di luce o oh, scegliete la metafora che vi viene più facile. Ma insomma, in ogni caso il pensare è sempre legato ad un oggetto del pensiero e l'oggetto del pensiero si dà, si manifesta, si produce soltanto laddove ci sia un soggetto pensante. Aprire gli occhi e vedere la luce sono un unico... Gesto. Quindi il mondo, di fatto, quello che noi chiamiamo mondo, è sempre e comunque una rappresentazione. Questa è una verità, ci dice Schopenhauer, assolutamente evidente, auto intuitiva. Non c'è bisogno di dimostrarla. Che il mondo poi abbia una sua eh, realtà concreta, d'accordo? Che si staglia al di là o al di sotto del fenomeno, cioè della rappresentazione, questo è altrettanto vero. Di questo poi parleremo commentando la prossima lettura. Per il momento stiamo commentando il primo passaggio del celebre libro del capolavoro di Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione. Stiamo parlando della rappresentazione, quindi del fatto che il mondo si dia come rappresentazione, ripeto, rappresentazione equivale al fenomeno kantiano: la differenza tra la visione di Schopenhauer e quella di Kant, o meglio, l'oltrepassamento del limite kantiano da parte di Schopenhauer, consiste proprio nel fatto che mentre per Kant la conoscenza scientifica si arresta sul limitare del fenomeno, quindi non va oltre il fenomeno. Eh? Invece, per Schopenhauer è possibile cogliere il noumeno, quindi quello che sta al di là del fenomeno, quella che Kant chiama cosa in sé. Per usare una metafora che usa Kant, di cui vi ho già parlato, quella dell'isola della conoscenza certa isola terraferma circondata da un mare tempestoso di eh, noumeno di territori metafisici, incerti dubbiosi, tutti da esplorare ecco, allora il fenomeno è ciò che noi conosciamo sull'isola rimanendo all'interno dei confini dell'isola tutto ciò che sta oltre l'isola e che possiamo esplorare salendo su una barca è metafisica, è noumeno. Allora, eh, Kant rimane sull'isola, ogni tanto si fa una passeggiata sul lungomare, scruta da lontano eh, questi cieli più o meno nuvolosi, eh, carichi di, di nubi, eh, grevi di pioggia, di tempesta, quindi la tempesta metafisica, ma non li affronta, si limita a contemplarli da lontano, Diciamo che invece Schopenhauer sale sulla sua barchetta e si mette per mare, esplorando anche i mari, gli oceani della metafisica. E che cosa significa? Significa che va oltre il fenomeno, oltre la rappresentazione, attraverso, attraverso un'altra forma di conoscenza che è quella corporea, di cui vi ho detto nella precedente lezione, ve l'ho solo accennato, ci ritorniamo sopra. Solo dunque dal punto di vista indicato, ossia in quanto è rappresentazione, noi consideriamo il mondo in questo primo libro, che tuttavia questa considerazione, nonostante la sua verità sia arbitraria, risulta evidente a ciascuno in virtù dell'intima riluttanza che egli prova a concepire il mondo soltanto come sua mera rappresentazione, anche se a questo concetto egli non può certo mai sottrarsi. Allora, eh, quindi, nel primo libro eh, del mondo come volontà e rappresentazione, eh, Schopenhauer tratta l'argomento della rappresentazione, argomento che appare immediatamente comprensibile a tutti, quindi intuibile a tutti. però eh, giustamente, lui dice che bisogna spenderci delle parole, eh, bisogna ecco, argomentarlo in maniera più significativa. La parte eh, quella che va oltre Kant, invece, è quella della cosa in sé, cioè il passaggio dal fenomeno alla cosa in sé, cioè dal fenomeno al noumeno. La differenza fondamentale è che per Hegel il punto di partenza non è certo il, il soggetto inteso come soggetto individuale, quindi noi, ciascuno di noi, ma è il, questo famoso spirito assoluto di cui abbiamo detto tante volte. Quindi l'idea viene prima del, del, della concretezza di, di quell'essere vivente. Qui evidentemente quando parliamo di rappresentazione stiamo parlando di un soggetto che è questo, quell'essere vivente e in particolare l'uomo. Dunque il punto di partenza è, è decisamente diverso. Qui si parte, per così dire, dal particolare e si va verso l'universale. È vero che l'esperienza che viene narrata da eh, Schopenhauer è comunque un'esperienza di tipo universalistico, nel senso che questo tipo di esperienza non vale soltanto per il soggetto X ma vale per tutti. I soggetti umani, evidentemente vale per gli animali, vale, vale fino anche per le piante, cioè per tutti gli esseri viventi. Allora gli esseri viventi ce li dobbiamo immaginare eh, come entità che si rappresentano il mondo, ma nel fare questo tipo di, eh, di attività, immaginare gli esseri viventi che eh, si rappresentano il mondo, noi stiamo facendo esattamente questo, cioè ce lo stiamo rappresentando il mondo. Questo è il discorso che fa eh, Schopenhauer. Non possiamo andare oltre questo tipo di, eh, di, di, di punto di vista, cioè qualsiasi riflessione, qualsiasi movimento che facciamo verso il mondo, qualsiasi tentativo di afferrare il mondo, di porci domande intorno al mondo, ripeto, mondo intendiamo, l'insieme dei fenomeni in generale fenomeni umani, fenomeni bestiali, fenomeni sociali, fenomeni economici, tutti i fenomeni. Il mondo è questa genericità dei fenomeni. Nel momento in cui tentiamo di fare un passo verso il mondo, noi stiamo facendo un passo verso l'attività della rappresentazione, stiamo dando vita ad una rappresentazione. Christian che si abbona alla Repubblica online e per eh, sopperire ad un bisogno fondamentale che è quello di, di informarsi, sta facendo esattamente questo tipo di attività. Lo sta facendo in maniera consapevole, evidentemente: cioè, si sta rappresentando il mondo, sta eh, procurandosi uno strumento che gli consente di rappresentarsi in maniera più efficace, più significativa, il mondo. Il mondo è quello che ruota intorno a quelli che sono i suoi interessi, cioè gli interessi di uno studente. È il mondo dello studente, piuttosto che il mondo della scuola. Poi c'è il mondo umano in senso più lato, in senso più generale. Ma ogni volta che comunque ci occupiamo dei fatti nostri, della nostra vita, procuriamo sempre una rappresentazione, non possiamo fare a meno di rappresentarci il mondo, anche la mattina quando apriamo gli occhi ci svegliamo, apriamo gli occhi, ci siamo, il mondo ci si dà immediatamente, il suono della sveglia piuttosto che la luce che entra dalla finestra, come una forma di rappresentazione, rappresentazione che viene veicolata in primo luogo dai sensi e poi viene veicolata, viene come dire approfondita. Eh, attraverso il principio di causa effetto e attraverso le altre categorie, attraverso i sensi e lo parliamo dello spazio e del tempo, quindi dell'organizzazione degli oggetti eh, in camera nostra, per esempio, che vengono illuminati dal raggio di sole e vediamo la sedia, la scrivania e così via. Ci si danno nello spazio, facciamo riferimento al tempo: Oddio, sono le sette e mezza, le otto c'ho lezione, dunque, ci iniziamo a orientare in base a questi assi che sono quello spazio temporale. Poi c'è il principio di causa-effetto il principio di causa effetto che agisce in primo luogo quasi inconsciamente, poi agisce in maniera assolutamente conscia. Mi devo alzare perché ho la lezione. e eh, Se non mi alzo non posso assistere alla lezione. Questo è un modo eh, elementare banalissimo di fare riferimento al principio di causa-effetto. Quindi, tutte le nostre azioni quotidiane, il nostro piccolo, grande mondo. È comunque una rappresentazione, e noi da questa rappresentazione non possiamo uscire. Eh, va bene? Adesso ho cercato di eh, applicarlo eh, a fatti, diciamo, eh, che sono alla portata di tutti. Ma direi che la differenza fondamentale è che tutti quanti, eh, bruti o meno bruti, eh, ci rappresentiamo il mondo, anche la formica, a modo suo, si rappresenta il mondo. M noi, ovviamente, non, non sappiamo come se lo rappresenta il mondo, la formica. La formica è una nostra rappresentazione: noi ci rappresentiamo la formica, non stiamo dal punto di vista della formica. Del resto, dal punto di vista eh, individuale o interindividuale, Eleonora, tu, cara Eleonora. Sei una cosa meravigliosa, però dal mio punto di vista tu sei una mera rappresentazione, a maggior ragione in tempo di Dad, tu sei una rappresentazione, sei un quadratino su, sul, sul monitor. Allora io, idem per te Eleonora, per quanto tu mi possa stimare o voler bene, sono per te una pura e semplice rappresentazione, cioè le altre persone, parliamo anche di esseri umani, non di formiche, di gatti o di pipistrelli, le altre persone sono comunque, esistono, in, si danno in quanto nostre rappresentazioni. Rappresentazioni alle quali noi poi riconosciamo dignità, riconosciamo che ogni persona è, è come dire, indipendente e immaginiamo: ma lo immaginiamo quindi ce lo rappresentiamo che quella persona sia altrettanto autonoma, cioè, che dietro quell'immagine che vedo sullo schermo, quella persona che conosco fisicamente no? che conosco grazie a Dio anche eh, di, di persona, che ho avuto modo di conoscere di persona, cioè sempre Eleonora che diciamo prima anche in quel caso lì, quella Eleonora lì mi si, mi si è data a suo tempo come una rappresentazione rappresentazione fatta di il tono dell'udito il tono della voce eh, il colore della pelle, gli atteggiamenti del viso, la, quella che si chiama prossemica no? allora ogni entità entra diciamo si dà in quanto parte del mondo nella misura in cui entra in contatto con il nostro modo di rappresentarci il mondo entra all'interno della nostra rappresentazione quindi tutti noi siamo per le altre persone dei fenomeni non so se mi spiego poi io immagino lo immagino che tu abbia che dietro quella rappresentazione quel corpo quella figura che si muove chiamo Eleonora è che parla attraverso lo schermo, ci sia effettivamente una persona cosciente che pensa, riflette, quindi che svolge le stesse attività rappresentative che svolgo io. Tra l'altro noi siamo gli unici animali che si possono autorappresentare, ecco cosa significa coscienza, cioè io non solo ho un'immagine dell'esterno, ma ho coscienza di avere un'immagine e poi ho anche coscienza di me stesso, cioè ho coscienza di me, ste me stesso come soggetto che si rappresenta il mondo. E, e qui siamo passati dall'ambito della conoscenza immediata, che hanno tutti quanti, che hanno anche i bruti, a un ambito un po' più significativo dal punto di vista filosofico, cioè entriamo nell'ambito della filosofia quando ci rappresentiamo noi stessi che si rappresentano il mondo, ovvero attiviamo l'autoconsapevolezza di rappresentarci il mondo, l'autorappresentazione. Ma parliamo sempre, viva Dio, di rappresentazione, anche l'autocoscienza è una rappresentazione. E così come è una rappresentazione il fatto che io vedo la mia immagine riflessa nello specchio. Mi vedo riflesso nello specchio, mi sto rappresentando me stesso, so che quel viso è il mio, e dunque me lo sto rappresentando. Alla stessa maniera, dentro, nella mia interiorità, mi rappresento eh, i miei stati d'animo, eh, i miei pensieri. Gli stati d'animo non ci si danno forse come rappresentazioni. Quando tu senti rabbia, quando senti piacere, quando senti dispiacere, non ti si presenta questa sensazione, questa emozione come una forma di rappresentazione, come qualcosa che ti si dà, tu lo senti poi magari in maniera diversa, ma quando lo elabori mentalmente, eh, lo, lo descrivi, poi lo, pu lo puoi trasformare in un discorso astratto, in una pagina di diario, supponiamo, quindi in una rappresentazione più sostenuta, ma immediatamente ti si dà come rappresentazione interna la rabbia, l'amore, il dolore e così via. Ok? Eh, questo parliamo sempre di rappresentazioni quindi sensibili e intellettive. Poi c'è un'altra forma di conoscenza che è quella decisamente più immediata a proposito di rabbia o di piacere o di dispiacere, che è quella che invece ci si dà visceralmente, quello che sentiamo per così dire nelle budella e lì entriamo. In un altro ambito, ed è quello il punto di passaggio dal fenomeno al noumeno: è il momento in cui eh, Schopenhauer prende la sua eh, barchetta, quella che Kant aveva diciamo, tirato in secca, aveva lasciato lì a riparo nel porticciolo dell'isola, e si mette per mare a sfidare il regno del noumeno, eh, della cosa in sé. Abbiamo parlato della conoscenza fenomenica, eh, cioè del mondo come rappresentazione. Vediamo adesso come Schopenhauer, dal mondo della rappresentazione, passa al mondo della volontà, cioè ci spiega come andare oltre il fenomeno e cogliere l'essenza del mondo, che consiste per l'appunto nel concetto di volontà di vita. Volontà di vita che corrisponde, nella visione di Schopenhauer, alla cosa in sé o al numero della filosofia di Kant. Dunque, per usare una metafora eh, che usa lo stesso Kant, Schopenhauer ha, per così dire, il coraggio di abbandonare l'isola della scienza certa, quella che... Kant aveva stabilito nella Critica della Ragion Pura e di spiegare le vele della sua navicella ai venti della metafisica, spingendosi in questa terra incognita che è rappresentata dall'oceano della metafisica. Ovvero, navigare verso l'oceano della metafisica significa andare oltre il fenomeno, quindi andare oltre la scienza, cosa che Kant aveva considerato impossibile da realizzarsi. Il tradunion tra la fenomenicità e il mondo come volontà, quindi l'essenza del mondo è rappresentato da uno strumento di conoscenza assolutamente inedito nella tradizione occidentale, ovvero il corpo, la corporeità ma sentiamo cosa ha da dirci lo stesso Schopenhauer. In effetti, il senso tanto cercato del mondo, che mi sta unicamente dinanzi come mia rappresentazione, oppure il passaggio da esso come pura rappresentazione del soggetto conoscente a quel che può essere ancora oltre di ciò, non si potrebbe assolutamente mai trovare se l'indagatore medesimo non fosse nient'altro che il puro soggetto conoscente una testa alata di angelo senza corpo dunque se il soggetto conoscente fosse puro spirito come vuole la tradizione occidentale pensate alla res cogitans di cartesiana memoria e non avesse questo legame intimo, profondo con il mondo circostante, che è rappresentato dalla corporeità che lo radica nel mondo. Lo radica sulla terra. Ebbene, probabilmente oltre la conoscenza del fenomeno, oltre il mondo come rappresentazione. Effettivamente non ci si potrebbe spingere, ma in quel mondo egli, il soggetto conoscente, ciascuno di noi ha le proprie radici, vi si trova cioè, come individuo, ossia il suo conoscere, che è la condizione dell'esistenza del mondo intero, come rappresentazione, si opera però sempre mediante un corpo, le cui affezioni, come si è mostrato, sono per l'intelletto il punto di partenza dell'intuizione di quel mondo. Dunque, la corporeità radica ciascuno di noi in quanto soggetto conoscente che quindi apre gli occhi sul mondo, si rappresenta il mondo, lo radica al mondo in una modalità per così dire immediata. E il corpo è la sede di quelle affezioni e le affezioni sono mh, le emozioni, le sensazioni viscerali quelle che proviamo, per così dire, nelle budella. Allora, quelle sensazioni viscerali vanno oltre la rappresentazione, sono alla base della rappresentazione. Eh, pensate a ah, sentimenti come eh, la gioia, la tristezza. Ebbene, questi sentimenti che possono essere più o meno elaborati e dare vita a rappresentazioni culturali più o meno significative, si radicano su delle emozioni basilari, elementari, che noi sentiamo e che poi ci rappresentiamo in un secondo momento, ma la radice di questa sensazione, di questa percezione, è lì, nel corpo, e con questa radice ci confrontiamo immediatamente, quindi la rappresentazione è posteriore alla sensazione in sé per sé. Eh, quello che esprimiamo in termini conoscitivi, quello che ci rappresentiamo con la mente, è posteriore, e quindi è sovrapponibile, all'immediatezza del sentire proprio della nostra corporeità e che ha sede per l'appunto nelle visceri. Quindi, distingo chiaramente l'interiorità intesa come sede eh, di un'anima che si rappresenta il mondo, che è un principio spirituale, la testa d'angelo di cui parlava prima Schopenhauer, dalla visceralità, che invece è cifra del nostro essere corpo, del nostro essere radicati come animali, come entità viventi qua sulla terra. Per il puro soggetto conoscente in quanto tale, questo corpo è una rappresentazione come tutte le altre, un oggetto fra gli oggetti. I suoi movimenti, le sue azioni non sono, sotto questo aspetto, conosciute da lui diversamente dalle modificazioni di tutti gli altri oggetti intuitivi. Esse gli sarebbero ugualmente strane e incomprensibili se il loro senso non gli fosse per avventura svelato in un modo del tutto diverso altrimenti vedrebbe svilupparsi la propria azione con la costanza di una legge naturale sui motivi che le si offrono, proprio come le modificazioni degli altri oggetti sono regolate da cause, stimoli, motivi. Ma non comprenderebbe l'influsso dei motivi più di quanto comprenda il nesso di ogni altro effetto che gli appaia con la rispettiva causa. Egli continuerebbe allora a chiamare una forza, una qualità, un carattere a piacere, l'intima, per lui incomprensibile, essenza di quelle manifestazioni ed operazioni del suo corpo, e non spingerebbe oltre lo sguardo. Quindi, se si fermasse sul piano fenomenico, ebbene, questo corpo... Gli apparirebbe rappresentazione tra le rappresentazioni, come dire, effettivamente del corpo, ciascuno di noi può avere una rappresentazione eh, neutra. Mi guardo allo specchio, vedo riflessa un'immagine che è la mia. Persona, il mio corpo, e di questo corpo di questa persona ho una rappresentazione generale, così come potrei avere la rappresentazione di un altro corpo umano, di un altro individuo, o di un animale o di una pianta. Dunque, da un certo punto di vista, la mia corporeità, il mio essere un individuo, appartiene a tutti gli effetti, a quel mondo. Della rappresentazione di cui abbiamo detto. Quindi è una rappresentazione come le altre. Effettivamente io, soggetto conoscente, ho la possibilità di rappresentarmi la mia persona alla stregua di un qualsiasi altro oggetto. Ripeto, basta mettersi dinanzi allo specchio. E dunque tutte quelle modificazioni che si producono nel mio corpo e quindi un sorriso corrispondente ad una, um, uno stimolo eh, gioioso oppure eh, una smorfia di dolore eh, qualora eh, per l'appunto eh, fossi afflitto da questa o da quella sofferenza interna. Ebbene, tutte queste cose io me le rappresenterei e basta, ma effettivamente io me le rappresento a ciascuno di noi. Se le rappresenta in relazione a se stesso e in relazione agli altri. Però c'è un però quindi c'è un'altra via attraverso la quale si può accedere a un'altra forma di conoscenza che va oltre la rappresentazione, come dice Schopenhauer, una via conoscitiva che ci consente di lacerare il velo di maia. Metafora che lui trae dall'induismo, lasciare il velo di Maya vuol dire andare al di là del mondo dell'apparenza, cogliere l'essenza del mondo per quello che è, ovvero volontà di vita. E come facciamo? Bene, il corpo lo vediamo rappresentato attraverso per esempio lo specchio, attraverso la nostra immaginazione, ma nello stesso tempo quel corpo lo sentiamo nella immediatezza delle sue affezioni, cioè lo sentiamo dal di dentro, per così dire. Ovvero, se io guardo una persona muoversi, immagino, ma me lo sto sempre rappresentando, che dietro il movimento di quella persona, che supponiamo si alzi dalla sedia, si rechi in cucina a prendere un bicchiere d'acqua, ecco io eh, suppongo, me lo rappresento, me lo immagino, eh, il desiderio di bere. La persona ha sete, dunque si alza e va a bere. Me lo immagino, me lo rappresento. Di fatto io sto vedendo il corpo che si muove e sto immaginando questo stimolo, ma non lo sto sentendo. Invece, per quanto riguarda il mio corpo, la mia persona, io ho l'immediata certezza di quel desiderio di bere, di quel bisogno di bere, di quello stimolo di bere che mi fa alzare, mi fa andare in cucina e mi fa prendere il bicchiere. Dunque, quel, quel film, la persona che si alza dalla sedia e si reca in cucina a prendere l'acqua, è un film che... Per quanto riguarda un'altra un persona, oltre il sottoscritto, che è soggetto conoscente, specifico, individuale, è limitata al mondo del film, cioè della rappresentazione. Io la vedo quella persona, immagino e così via. Per quanto riguarda il sottoscritto, invece la conoscenza è tuple Da una parte me lo posso immaginare, lo posso vedere, dall'altra lo sento, lo sento in presa diretta sento l'orzura nella gola, in presa diretta, sento il bisogno, la necessità impellente di bere, e dunque lo stimolo si traduce in un'azione. E allora, e allora, come dice Schopenhauer, le cose, tuttavia, non stanno così, ovvero mh, il corpo, il mio corpo, non è soltanto una pura e semplice rappresentazione, al soggetto del conoscere, che appare come individuo, è data la parola dell'enigma e questa parola è volontà. Ecco la chiave di volta del discorso, ecco il, lo sconfinare nei territori della metafisica. La chiave è la parola volontà. Questa e questa sola gli dà... La chiave per comprendere il suo proprio fenomeno gli manifesta il significato, gli mostra l'intimo meccanismo del suo essere, del suo agire, dei suoi movimenti. Al soggetto della conoscenza. Il quale per la sua identità col corpo si presenta come individuo, questo corpo è dato in due modi del tutto diversi. È dato come rappresentazione nella intuizione dell'intelletto, come oggetto fra gli oggetti e sottomesso alle leggi di questi, cioè degli oggetti. Ma è dato contemporaneamente anche in un modo del tutto diverso, ossia come quel qualcosa direttamente conosciuto da ciascuno di noi, che la parola volontà esprime. Allora vedete, il concetto di volontà, di volontà di vita, esprime quel quid, quel quid che è, ripeto, pura affezione, emozione immediata che ciascuno di noi prova e che è tutto sommato indicibile perché nel momento in cui io lo dico me lo sto già rappresentando eppure quella verità che è intuitiva che è immediata che ciascuno di noi coglie quando ferma un attimo il delirio della rappresentazione quotidiana e si concentra sulla propria corporità sente direttamente e quindi attinge ad una conoscenza che tradurre in parole è, come dire, nemmeno sminuire è portare a un altro livello, è tirar fuori e perdere tutto quello che dico automaticamente diventa rappresentazione, quindi cessa di essere esperienza diretta. Ovvero l'esperienza diretta della propria corporeità, l'esperienza diretta del mondo che è volontà io colgo come volontà è di fatto un qualcosa di conoscibile per via corporea, ma di indecibile. Eh, perché nel momento in cui lo dico e lo rappresento lo trasformo in altro. Ecco, è un insegnamento importante eh, in un'epoca in cui mh, beh, il mondo della rappresentazione è ogni avvolgente, lo è sempre stato, a dir la verità, ma eh, nostro eh, delegare eh, alle macchine, no? agli strumenti di informazione, eh, parte della nostra sensibilità, diciamo, il nostro creare una sensibilità amplificata ci porta ad immergerci sempre di più nella rappresentazione, o meglio a creare una sorta di gioco di specchi, di rappresentazioni delle rappresentazioni in cui Sempre maggiormente ci eh, spingiamo a, a, oltre eh, la nostra capacità di cogliere l'immediatezza del corpo, cioè ci allontaniamo sempre di più dal corpo, eh, dalla vita in sé per sé, da quella vita che Schopenhauer definisce volontà di vita. Eh, volontà, e col termine volontà si indica l'insieme delle pulsioni, delle volizioni che noi percepiamo attraverso il corpo e che poi in maniera eh, generale estendiamo a tutte le cose viventi quindi volontà non è soltanto eh, l'essere umano non è soltanto il corpo dell'essere umano ma eh, per volontà si intende l'intera natura quindi le famiglie degli animali dei vegetali ma anche i fenomeni che riguardano il mondo inorganico quindi una forza che è unica eh, onnipotente eh, onnidiffusa e che per esprimersi ha bisogno del cosiddetto principium individuationis, cioè ha bisogno di eh, esprimersi parzialmente e ehm, provvisoriamente in una serie di fenomeni diversi. Eh, beh, un pochino come il genio della specie, no? eh, della specie umana, per esempio, ma questo, ripeto, riguarda tutte le famiglie degli esseri viventi, che per... Ehm, Continuare a vivere ha bisogno di declinarsi in individui diversi, maschi e femmine, evidentemente, i quali, a loro insaputa, eh, attraverso la sessualità, sono dei ligi funzionari della specie, mandano avanti la specie. Ma per mandare avanti la specie, che è un unicum per così dire. C'è bisogno del loro frazionarsi in maschi e femmine, e eh? c'è bisogno del loro eh, venire alla luce, eh, crescere, sviluppare le piene potenzialità sessuali e riproduttive, ma poi scivolare eh, pian piano verso la fine: no? quindi camminare lungo il viale del tramonto per poi estinguersi, ovvero quando la specie non ha più bisogno di te dopo che hai svolto il tuo compito fondamentale che è quello della riproduzione, perché la volontà altro non vuole se non vivere, ecco che eh, viene richiamato all'ordine secchi sì, e eh, muori per lasciare posto ad altri individui, non a caso eh, malattie quelle che spesso portano alla morte eh, derivano proprio dalla corruzione degli organi genitali, no? varie malattie delle, degli apparati genitali maschile e femminile che conosciamo tutti. Questo dunque è il senso del termine volontà, una forza cieca, una forza irrazionale eh, che noi siamo in grado di cogliere eh, immediatamente. E poi siamo anche in grado di rappresentarci, ma nel momento in cui la rappresentiamo la trasformiamo in quello che vediamo: cioè il corpo, gli oggetti, il mondo, così come ce lo rappresentiamo. Ogni vero atto della sua volontà è immediatamente e immancabilmente, anche, dal punto di vista del soggetto conoscente, un moto del suo corpo. Egli non può volere realmente l'atto senza accorgersi insieme che esso appare come moto del corpo. L'atto volitivo e l'azione del corpo non sono due diversi stati oggettivamente conosciuti e collegati dal legame di causalità, non stanno tra di loro nella relazione di causa ed effetto, sono invece un tutto unico, ma si danno in due modi affatto diversi, nell'uno direttamente e nell'altro mediante l'intuizione per l'intelletto. L'azione del corpo non è altro se non l'atto del volere oggettivato, ossia penetrato nell'intuizione dunque la conoscenza eh, del mondo attraverso la corporalità eh, è duplice da una parte vediamo il corpo muoversi ce lo rappresentiamo ma dall'altra parte lo sentiamo nella sua immediatezza cioè mh, cogliamo il nesso sincronico che c'è tra lo stimolo ad alzarci dalla sedia per andare a prendere il bicchiere d'acqua, per tornare all'esempio di prima, e il gesto concreto dell'alzarsi dalla sedia. In ultima istanza, di questo parleremo nella prossima lezione, in ultima istanza la volontà si manifesta come istinto sessuale, come sessualità. E infatti il nostro Schopenhauer... Eh, realizzerà una sorta di vera e propria metafisica dell'atto sessuale, metafisica del sesso, che esprimerà in maniera compiuta eh, nei commentari eh, alla, alla sua opera principale, Al mondo come volontà e rappresentazione. Opera che viene pubblicata nel 1819, come si è detto, e che eh, dopo essere stata. Scartata, quindi eh, gran parte delle copie andranno al macero perché non conobbe alcuna fortuna. Eh, viene ripescata a 30 anni di distanza e eh, conoscerà un certo successo. Nel mondo dell'editoria dopo il 48, e quindi Schopenhauer vi aggiungerà la pubblicazione di questi suoi densi commentari che sviluppano ulteriormente il suo pensiero. Beh, ci ha lavorato sopra 30 anni, non sono esattamente due minuti. Ma della metafisica del sesso parleremo nella prossima lezione.